Ma guarda che ora si è fatta sul mio Pip-Boy! È l'ora di un nuovo video dei mercatini dell'usato! Ah, hi people of YouTube! Benvenuti in questa nuova puntata dei mercatini dell'usato! Oggi parleremo dei giochi che ho trovato della Nintendo! Ma parlarne qua davanti non mi va! Ecco perché... oggi ci sposteremo qui. Come potete vedere, il grosso della mia collezione Nintendo è su questo scaffale, tranne per alcune piccole eccezioni. La prima di tutte, Super Mario 64. Questo pezzo per me è molto importante perché l'ho comprato insieme al Nintendo 64, quindi è uno di quei giochi che difficilmente butterei via o darei via. Proprio lo terrei per sempre questo gioco. Parlando sempre di Mario in 3D, Super Mario Sunshine, uno dei più bei giochi del Nintendo GameCube che sia uscito. Purtroppo, come ho detto in uno dei video dei mercati dell'usato, questo è un player choice, l'equivalente di un gioco platino della PlayStation 2. Questo gioco l'ho comprato in un negozio dell'usato di videogiochi a Bergamo. Contentissimo di averlo preso, funziona, l'ho provato, il gioco è molto strano rispetto a come l'ho sempre immaginato, ma è pur sempre Mario Sunshine. Altro gioco che non è nello scaffale, ma che potrebbe benissimo starci, Kingdom Hearts Recoded in giapponese. Di questo ne ho già parlato, è uno dei miei giochi del DS preferito, sono contentissimo di averlo in giapponese originale, soprattutto con tutto quanto dentro, ma la cosa bella è che la versione giapponese sbrilluccica. Ora, prima di passare a questi qua, ci sono quelli senza custodia. Il primo di tutti, Pokémon Rosso Fuoco americano. In perfette condizioni, non c'è un graffio, non c'è un segno di usura, l'adesivo è perfetto, talmente tanto perfetto che mi fa venire quasi l'idea che non sia mai stato toccato. Però sì, era stato toccato e io ho cancellato il salvataggio del proprietario originale, rendendo me stesso il proprietario. Continuando con i giochi senza scatola, questa scatola li contiene tutti quanti. La possiedo ormai da una vita, era stata fatta a mano da mia sorella, dipinta, messi sui gattini perché io amo i gattini. E al suo interno troviamo Pokémon Smeraldo. Questa cartuccia quanto tempo ci ho messo per ottenerla. Quando l'ho ottenuta era messa malissimo. L'adesivo, come potete vedere, non è messo benissimo. La cartuccia era spezzata, però per fortuna a livello tecnico funzionava tutto. Anche se al suo interno ho trovato qualcosa di non molto legale, posso dire. Quindi cosa ho fatto? Sostituita la cartuccia, comprandola su AliExpress e sostituendola, cambiata la batteria, staccato l'adesivo dalla cartuccia originale che non ho adesso qui, ma che ho messo via, e eccola qui, come nuova. L'adesivo ho deciso di non comprarne uno nuovo, perché nonostante tutto voglio che sia quello originale l'adesivo. Già la cartuccia che non sia originale, non sia la sua, un po' mi infastidisce, ma almeno l'adesivo glielo lasciamo. Poi, Pokémon Verde, comprato assieme a Pokémon Smeraldo, anche questo nasconde una piccola cosa non molto legale, che adesso vi dirò. Però questo, a differenza di Smeraldo, era messo benissimo, tutto originale, la batteria funziona, l'adesivo è tenuto benissimo. E cosa nascondono queste due piccole cartucce? Qualcuno deve aver giocato con i file di salvataggio. Al loro interno ci sono Pokémon citati e ve lo posso dire perché alcuni hanno delle mosse glitch. È vero, alcuni Pokémon si possono tenere glitchati, ma non tutti e non tutti catturati con la Master Ball, non Pokémon leggendari schiusi da uova nello stesso percorso. Quindi sì, qualcuno ha giochicchiato con i file di salvataggio qui. Mettendo via questi due, l'ultimo acquisto che ho fatto prima dell'inizio della pandemia. Super Mario Advance 4, al suo interno Super Mario Bros 3. Bellissimo gioco di Mario, mi sarebbe piaciuto averlo confezionato, ma già avere il gioco di per sé è già qualcosa. Kingdom Hearts Chain of Memories. Oh, questo qua ci ho giocato un'estate intera perché era un capitolo che non avevo mai giocato e volevo sapere cosa era successo fra l'1 e il 2. Quindi dovevo saperlo, dovevo giocarlo. Bellissimo gioco, ma la versione PS2 molto meglio.
Poi un gioco che ho adorato tantissimo e che ho sofferto non riuscire più a trovare, ma che alla fine è finito nelle mie mani, Golden Sun, l'era perduta. Il seguito del primo Golden Sun, veramente, veramente, veramente bello questo. Se non avete mai giocato a Golden Sun, ve li consiglio tutti e due. Passando da un hardware all'altro, ovvero parlando di Nintendo DS, ecco qua di nuovo Kingdom Hearts Recoded, senza la custodia originale. Ma, come avete già visto nei video del mercatino dell'usato, la custodia originale ce l'ho e ce l'ho anche in giapponese, come vi ho fatto vedere poco fa. E questo lo mettiamo via. Ma questo è in una custodia con la bandiera inglese per una ragione molto specifica. È l'unico gioco del Nintendo DS che possiedo che è in inglese, senza la custodia. Quanto ho rosicato, perché ero convinto finalmente di averlo trovato in italiano, e invece mi ritrovo a possedere Golden Sun, l'alba oscura, in inglese, la versione USA, che per carità va bene tutto, ma io lo volevo in italiano, mamma, lo volevo in italiano. Acquisto di Lucca 2019, questo è il seguito dei primi due capitoli di Golden Sun per il Game Boy Advance, ma questo è ambientato anni dopo con una storia tutta nuova, davvero incredibile. Questi altri giochi invece del Nintendo DS sono in una custodia un po' diversa, ma al suo interno troviamo i Simpson il videogioco e Super Mario 64 DS. Passando a un hardware superiore, ovvero il Nintendo 3DS, Mario Party Island Tour. Non è molto riuscito questo Mario Party, ce ne sono di migliori e ne siamo proprio sicuri, questo non è fra quelli. Ma averlo trovato a 5 euro, per carità di Dio. E con questo si conclude il giro di quelli senza custodia. Passiamo dunque a quelli con la custodia. Allora, partendo dal 3DS appunto, direi di iniziare con questo qua, Super Mario 3D Land per Nintendo 3DS. Questo l'ho comprato da un privato sul marketplace per 5 euro, sono arrivato praticamente nella provincia di Milano per avere questo a 5 euro e ne valsa la pena. Questo gioco è stato fantastico, è davvero molto bello e vale la pena di giocarlo tanto quanto la sua controparte per la Wii U. Altri giochi del 3DS, Pokémon Zaffiro Alpha. La sua controparte, Omega Rubino, fortunatamente ce l'avevo già preinstallata sul 2DS quando lo acquistai. Questo l'ho voluto comprare per avere un senso di completismo. Volevo averli tutti e finalmente li ho ottenuti. Stranamente del 3DS non ho granché, però fra questi titoli Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Questo capitolo, prima che arrivasse su PlayStation 4, era un'esclusiva 3DS. E che esclusiva! La storia poi, come tutti gli altri Kingdom Hearts, è abbastanza importante, anche perché prosegue dal 2 fino al 3 e ci porta avanti nella storia. Però questo era solo in inglese, in italiano non c'era. Infine, l'ultimo gioco usato del 3DS, Mario Luigi Dream Team Bros. Ok, io ammetto che i giochi di Mario e Luigi li ho adorati tutti. Veramente, da Superstar a Viaggio all'interno di Bowser, li ho adorati tutti. Ma all'arrivo sul 3DS devo dire che non mi ha fatto contento, speravo veramente in di più, ma la grafica che potevano sfruttare benissimo è diventata veramente troppo cartunesca e pastellosa. Il gioco non è granché, io ci ho provato due volte a provarlo a giocare, ma non ce la faccio, mi blocco, dopo un po' mi annoio e mi dispiace perché voglio finirlo, devo finirlo, perché è un gioco di Mario e Luigi. Ma nonostante il tempo, ancora non ho trovato Partner in Time in italiano. Porca di quella miseria, devo riuscire a trovarlo. E questi sono quelli del 3DS. Passiamo a quelli del DS normale. Del DS normale non ci sono solo questi. Questi sono solo quelli belli. Ci sono anche quelli un po' meno belli nascosti nell'armadio e che, per amor del tempo di questo video che dovrò editare, ridurrò i commenti al minimo sindacale. Grazie me stesso, che hai ridotto al minimo. Ridurrò i commenti al minimo sindacale. Quindi, i migliori giochi del Nintendo DS
che ho trovato ai mercatini dell'usato. Faccio prima tirare fuori tutto il blocco e a dirvi quali sono quelli usati. Questo è tutto il blocco Pokémon. Mystery Dungeon, la squadra blu. Ho comprato al tempo Mystery Dungeon, la squadra rossa, sul Game Boy Advance perché non avevo un Nintendo DS. E beh, a rivederlo dopo tanti anni, ancora al suo fascino. Continuando sempre con Mystery Dungeon, Esploratori del Cielo. Questa era la versione 2.0 di Mystery Dungeon, Esploratori del Tempo e dell'Oscurità, che possiedo nell'armadio perché ho detto ne metto fuori uno. Poi la versione perla, che a differenza della sua controparte diamante, questo è stato uno dei primissimi giochi del Nintendo DS che ho posseduto. Questa invece l'ho comprata tantissimi anni dopo, a 5 euro. Completismo, ragazzi, voglio averli tutti. E proseguendo con questo, Pokémon Platino, la versione successiva a diamante e perla, che ho posseduto al tempo, l'avevo comprata appena uscita, ma ho rivenduto per comprare altro e, pentitomi, anni dopo, eccola di nuovo qui. E in successione nero, bianco e bianco 2, la quinta generazione di Pokémon, di cui mi manca ancora la versione nero 2. Non li ho pagati praticamente niente, soprattutto la versione bianca costava sempre meno rispetto alla versione nera. Mi stai dicendo che questa è più brutta di questa? In realtà io mi sono divertito molto di più con questa, ci sono Pokémon esclusivi migliori qua. E che dire, dobbiamo trovare nero 2 e la fila Pokémon è completata, anche se c'è un intruso qui, ma perché c'ha la scatola. Pokémon Soul Silver, la versione scatolata con il Poké Walker. Oh, quanto l'ho cercato il Poké Walker e la scatola intera. Credetemi che ormai mi ero arreso. L'avevo comprato la versione normale senza il Poké Walker, ma entro in un negozio, lo trovo, lo compro. E vendo su internet la versione normale. Mamma mia quanto mi sono divertito col Poké Walker. Soul Silver e Heart Gold, che mi manca, sono secondo me una delle versioni di Pokémon migliori che abbiano mai fatto. Non ci metto neanche la mano sul fuoco. Proseguendo la nostra discesa, giochi di Mario. Super Princess Peach, lo spin-off dove giochi con Princess Peach e salvi Mario. Wow. Sempre Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser. Questo capitolo è stato oro, hanno messo Bowser come personaggio giocabile, erano anni che non si vedeva Bowser come personaggio giocabile, e questa storia, i migliori tre capitoli della saga di Mario e Luigi. Superstar Saga, Fratelli nel Tempo e Viaggio al Centro di Bowser, punto, tutti gli altri sono inferiori, anche i remake, credetemi, non sono per niente belli. Questo e i Superstar Saga originali, meglio. Mario Kart, non c'è nulla da dire, questo ne ho addirittura due, di cui uno l'ho prestato a un mio amico, ma che so che mi ritornerà. Mario Party DS, anche se sono poco contento perché mi manca il libretto, e vabbè, l'importante è avere il gioco e la custodia. Bellissimo quanto tempo ci ho passato alle superiori a giocarci con i miei amici in classe, mamma mia, i tornei incredibili, uno addirittura ha sfondato il Nintendo DS a furia di grattare. New Super Mario Bros, la versione nuova di Mario Bros, veramente fatta bene, non ho nulla da dire perché avevano aggiunto delle cose carine. Wario Master of the Squeeze, questo capitolo di Wario secondo me a livello idea era fantastico, perché mettevano a Wario questa maschera che gli cambiava aspetto e poteri. A volte i comandi non si prendevano benissimo perché i disegni dovevano essere perfetti per far funzionare il tutto, ma a livello di idea è veramente figo. È veramente figo perché sempre con Wario vai alla ricerca di tesori, a rubare cose, e questi power-up lo aiutano incredibilmente. Continuando con Wario, Wario Do It Yourself, un gioco della serie di Wario dove ci sono minigiochi a cazzo che però sono molto divertenti. D'altronde qua scrivono: dai sfogo alla tua creatività. Grazie. E con questo si conclude la sezione Mario. Qui abbiamo i due capitoli di Kingdom Hearts per il DS, 358 Days e Recoded. Questo l'ho trovato ed è stato fantastico. Il gioco a livello grafico non è granché, ma a livello di storia è molto importante, proprio come questo. Chi dice che questi due capitoli sono inutili o saltabili non ha capito un cazzo e non è un vero fan di Kingdom Hearts, credetemi. Questa invece
è la sezione Yu-Gi-Oh! Partiamo dal più vecchio in mio possesso, Spirit Caller, la versione 2006 di Yu-Gi-Oh! GX, che ti fa giocare come uno studente dell'Isola dei Duelli. Fighissima la storia, mi è piaciuta un sacco, l'idea di avere degli spiritelli come compagni, fantastica, ma questa non è la versione più vecchia del DS. Se non sbaglio, la versione più vecchia è Nightmare Trouble, che mi manca. Poi, la versione World Championship 2007, non è granché perché c'è solo la modalità duello, non c'è una storia, non c'è nulla, non è stata granché questa, ma la versione 2008, di tutto rispetto. Oltre alla modalità duello, c'era anche la modalità storia, che ti faceva girare fra vari mondi e combattere contro gli spiriti delle carte. Bellissimo. Poi invece arrivò 5Ds e combattiamo con le carte sulle motociclette. E io ancora adesso mi chiedo com'è che non volassero via le carte. Ma, nonostante questo, queste due versioni di gioco di 5Ds, questa la 2011, non sono così male. Puoi customizzare la tua moto, fai duelli sia sulla moto sia in modalità normale e wow, a livello di storia tutti e due hanno creato qualcosa di bello, secondo me. Nonostante 5Ds non mi sia piaciuto moltissimo. E, come potete vedere, mi manca il 2010. Lo troverò prima o poi. Accanto a Yu-Gi-Oh! Troviamo Dragon Quest. Dragon Quest 5, La Sposa del Destino e Dragon Quest 9. Questo l'ho trovato veramente per caso in un negozio. Costava un pochino, ho detto, c'è l'offerta 3x2. Ne prendo 3 e mi metto anche questo. Nonostante non sia uno dei miei capitoli preferiti, apprezzo e sono felice di possedere questo, anche perché cercandolo su internet, i prezzi veramente sono alti per questo, ma non come questo. Il nono capitolo, il mio preferito di Dragon Quest in assoluto, mi è costato non poco, credetemi. Trovato al Modena Nerd. Ho speso e me ne rendo conto più di quanto avrei dovuto, ma finalmente sono in possesso di Dragon Quest 9. Quel giorno finalmente entrai in possesso della cartuccia e della custodia originale di uno dei miei giochi del DS preferito in assoluto. E c'è una cosa da dire, quel giorno dovetti fare una scelta molto difficile. Questo gioco, come ho detto, l'ho pagato un pochino di più, ma allo stesso prezzo avrei potuto prendere Golden Sun, L'Alba Oscura, sempre per lo stesso prezzo. Li ho dovuto scegliere. Continuo la saga di Golden Sun o prendo uno dei miei giochi preferiti? Alla fine ero tentato di prenderli tutti e due, avrei speso troppo, ma alla fine ho deciso di prendere questo e credetemi, ne sono felice. Piccolo intruso del DS, Jackass, il videogame del DS. A differenza della sua controparte per PS2, questo qua è un mondo aperto in cui devi andare a fare delle missioni e queste missioni sono missioni in cui ti devi sfracellare. Non è male, mi sono divertito al tempo, ma ho preferito molto di più la versione PS2, molto più elaborata ovviamente. Scendendo ancora più in basso, ma non calando di qualità, altri giochi, di cui questi quattro sono tutti i Professor Layton per il DS. Bellissimi giochi del Professor Layton, grandi enigmi, grandi puzzle, veramente, veramente fatti bene. Mentre questo è Castlevania Portrait of Ruin, Best Gioco E3 2006. Questo gioco ha vinto il miglior gioco dell'E3 2006 insieme a un altro gioco che dopo vi farò vedere. E che dire, Castlevania. Wow, questo gioco l'ho pagato veramente pochissimo, ma cercandolo su internet l'ho trovato a dei prezzi incredibili e io l'ho pagato un cazzo. Questo gioco l'ho pagato niente e tutti lo vendono a dei prezzi altissimi. Qua ora la qualità inizia un po' a scendere perché ho fatto fatica a scegliere chi mettere qua e chi mettere nell'armadio. Ma non tutti i giochi sono da buttare. Ad esempio, Namco Museum DS, una collezione di giochi della Namco su DS, e questo ho scoperto non essere l'unico caso. Rimanendo ancora in fascia alta, ecco qua Animal Crossing Wild World. Non ho mai giocato, mi dispiace dirlo, ad un Animal Crossing e probabilmente mi sono perso molto, ma questo gioco, averlo trovato, mi discolpa moltissimo perché è completo, è tenuto benissimo e un giorno ci giocherò.
Io non sono un patito dei giochi di calcio, ma Inazuma Eleven, wow, veramente mi ha aperto un mondo e mi ha fatto riscoprire un po' quei giochi di calcio estremi, posso dire. Perché non è il classico gioco di calcio, dai, tira la palla in porta e fai gol. No, questo è strategia e scegliere quando usare una mossa, quando fare un attacco, quando fare una parata, quando fare una parata speciale, veramente. Questo gioco è Holly e Benji sotto steroidi. E con questo si concludono i giochi in questa sezione, ma c'è ancora tutto l'armadio da vedere. E credetemi, sarò veloce. Credetemi che i giochi nell'armadio sono troppi, veramente. Ma qui sceglieremo solo i migliori. Partendo ad esempio con Blue Dragon. Chi se lo ricorda questo cartone? Il cartone era un misto fra JoJo e Dragon Ball, ma con quel misto anche di Dragon Quest. E effettivamente il gioco non è granché, ma ti permette di fare molte cose carine, quindi giocatelo, non è male. Dragon Quest Monster Joker. Di questo ne esiste anche il 2, ma che avevo trovato una volta, stupido io che non l'ho preso, maledizione a me, una versione di Dragon Quest in cui non combatti insieme a dei compagni umani, ma catturi tutte le bestie dei mondi di Dragon Quest e li alleni per combattere al tuo posto o al tuo fianco. Sostanzialmente questo è il Pokémon di Dragon Quest. Carino, carino, giocatelo. Questo l'ho preso insieme agli altri Kingdom Hearts perché era tutto un pacchetto assieme, ma Final Fantasy XII Revenant Wings. Non lo conosco moltissimo questo gioco, lo devo ammettere, ma possedere un gioco originale di Final Fantasy è pur sempre qualcosa di cui vantarsi. Questo ne avevo parlato moltissime volte, Metroid Prime Hunter, la versione demo. È una versione demo, quindi ho detto, cazzo, devo possederlo. Non ho mai avuto una demo di un gioco del Nintendo DS, poi scopro che in realtà ce ne sono tantissime copie in giro e che questo fa abbastanza cagare. Vabbè, una piccola delusione. Però, invece di pagarlo 20 euro, per fortuna con un 3x2, l'ho pagato 0. Questo in realtà l'ho preso solo per sfizio, il Nintendo DS Browser, appunto, per il Nintendo DS. Sostanzialmente, prima dell'uscita del DSi, il Nintendo DS non poteva andare online. Beh, con questa Memory Expansion Pack e il Nintendo DS Browser, ti permetteva di andare in internet con il Nintendo DS. Che tra l'altro ora ho il sospetto che il Memory Expansion Pack possa essere usato anche per altro. Dovrei fare qualche ricerca. Il prossimo gioco non lo metterei nella lista dei migliori, ma lo metterei nella lista dei che cacchio ho trovato? Il gioco ufficiale dell'Oktoberfest. Cosa cacchio? Cos'è? Perché? Sembrano i giochi Java in Flash che trovavi in internet all'inizio del 2000. Mamma mia! Però, per ovvia collezione, l'ho preso. E tra l'altro sulla copertina c'è scritto 7+, quindi lo possono giocare anche i bambini, ma accanto c'è il simbolo della paura. In un gioco dell'Oktoberfest, sul serio? Forse non sono più tanto sicuro di tutte le mie affermazioni nella vita. Il prossimo è un masterpiece della mia collezione. Project Rab, fatto dalla Sega e dal Sonic Team, questo gioco. Un po' come WarioWare, è un insieme di minigiochi che però seguono una linea e una storia. Non è impossibile da trovare, e lo si trova soprattutto a dei prezzi molto bassi, per dire, a Milano ne ho trovati 3 assieme tutti quanti a 5 euro, a differenza del suo seguito, che è impossibile da trovare, che si chiama Rab Rabbit, e non ho idea di quanto costi. Come detto prima, Esploratori dell'Oscurità, la versione precedente di, appunto, Esploratori del Cielo, i due capitoli di Spectrobes per il DS, che poi ho scoperto esistere un seguito, o un prequel, su Nintendo Wii. Wow! E chi lo sapeva? Ma soprattutto la sorpresa più grande è che questi giochi erano fatti dalla Disney. Quando l'ho scoperto ho detto, cosa? Written Paradise, uno dei migliori giochi ritmici che esistono in circolazione. Soprattutto uno dei giochi più difficili da trovare per Nintendo DS, soprattutto in queste condizioni chiare e cristalline perfette. Questo non è un grandissimo gioco, ma volevo fare un piccolo ringraziamento e saluto a uno dei miei professori di doppiaggio, La Guida in Cucina.
Uno dei miei professori, come ho già detto, è Pietro Baldi. E ripensando alla sua voce qualche giorno fa, ho detto: aspetta, io l'ho già sentita molte volte la sua voce. Ma dove? Sono andato nell'armadio, ho aperto, ho guardato tutti i giochi e ho detto: sei tu. Ne sono sicuro, la tua voce è quella del cuoco. Vado su Wikipedia, cerco Pietro Baldi, la guida in cucina. Mamma mia, appena finisce la pandemia giuro che vado dal mio professore e gli chiedo di autografarmelo. E infine, l'ultimo gioco del Nintendo DS, che come ho detto prima, è arrivato tra i migliori giochi delle 3 2006 insieme a Castlevania, Cooking Mama. Mamma mia, appunto questo è il caso di dirlo. Cooking Mama, ottimo gioco di cucina con cui divertirsi, devo riuscire a trovare tutti gli altri. Vi giuro che ci riuscirò. E con questo si conclude la parte grossa dei giochi del Nintendo, perché ora arrivano quelli in disco e sono molto di meno rispetto a quelli del Nintendo DS. Partiamo subito con quelli della Wii U, di cui mi rendo conto che sono tutti giochi di Mario. Partiamo col primo. Super Mario 3D World, incredibile gioco, come quello del 3DS, questo gioco è fantastico, veramente i power-up sono fighi, tutte le mappe sono esplorabili in modo fighissimo, wow, questo gioco è fantastico. Poi, New Super Mario Bros. U più New Super Luigi U, questo gioco era incluso insieme alla Wii U, nello scatolone. Come ho già detto, una piccola delusione che non funziona più. Mario Kart 8, dopo un aggiornamento della Wii U, questo e solo questo gioco non funziona più. Ed è un peccato, porca miseria. I prossimi due giochi della Wii U ve li mostro insieme alle loro controparti della Wii. Partiamo con Mario Party 10, Mario Party 9 e Mario Party 8. Non c'è nulla da dire, i giochi di Mario Party, divertenti, anche se molti dicono che questi tre in particolare non sono granché, ma comunque superiori a quelli del 3DS. Beh, io in live con Mario Party 10 mi sono divertito non poco. Devo ancora provare il 9 e l'8, ma sono abbastanza sicuro che, essendo Mario Party, mi divertirò. Questi due comprati assieme, Super Smash Bros. Brawl e Super Smash Bros. Per la Wii U. Continuando con la Wii, Super Mario Galaxy 1 e 2, uno dei migliori giochi usciti per la Wii e soprattutto uno dei migliori giochi di Super Mario in assoluto. Prima di Odyssey, secondo me, questi due detenevano proprio il top dei giochi di Mario in 3D. Anche se io ho sempre preferito 64, ma probabilmente perché sono vecchio io. Forza, siamo agli ultimi 4. Pokémon Battle Revolution. Il combattimento di Pokémon che portava i giochi del Nintendo DS su Wii. Se però non avevate le cartucce del Nintendo DS, non vi preoccupate, questo gioco vi forniva dei Pokémon con cui combattere ogni turno. E beh, devo essere sincero, avevano messo tutte le mosse e le animazioni per ogni singola mossa. Questo gioco veramente aveva fatto tanto. Però finito nel dimenticatoio, ovviamente, giustamente. Il tempo è passato e la tecnologia è migliorata. Dragon Quest Sword. Questo gioco, prima di vederlo, non ne sapevo neanche l'esistenza. Sostanzialmente è un capitolo di Dragon Quest in cui usi il Wiimote per sguainare la spada destra e sinistra. Non l'ho ancora giocato, ma l'ho provato all'inizio. Le meccaniche sono veramente fighe. Un giorno proverò ad andare avanti e sono sicuro che mi piacerà. Il prossimo è veramente uno dei migliori giochi della Wii in assoluto, Mario Kart Wii. Tutti mostravano che usavano il Wiimote per guidare, ma io non ci sono mai riuscito. Ho sempre dovuto usare il controller del GameCube perché non ce la facevo a sterzare così in aria. A meno che non mi dai il volante vero, girare così è l'inferno. E infine, l'ultimo gioco della Wii U, Super Mario Maker. Questo gioco secondo me aveva aperto milioni di possibilità, veramente, talmente tanto che hanno fatto il 2. Anche se nell'1 avevano scelto alcune cose che secondo me nel 2 non dovevano togliere. E questo gioco è talmente carino che ne ho preso una seconda versione a Bolzano a 5€.
la versione limited edition di Super Mario Maker. In tedesco però. Non importa perché tanto tu rimarrai sigillato e per sempre nelle mie mani. E con questo, oh, è stato un video infinito ragazzi, credetemi. E comunque, io vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, fatemi sapere quali giochi del Nintendo DS, del Nintendo Wii, della Wii U, della Switch, del Nintendo GameCube, della 64, di tutto quello che volete del Nintendo, voi trovate ai mercati dell'usato. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, appunto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!